ieri noi a quai, a quai. Ieri noi a quai, a quai. Lui è tu me porta lo profumo. La vita che ho io la tengo a quai. Mi chiamo Rollo Giovanni. Sono titolare dell'azienda agricola Lago Rosso, un'azienda che coltiva in biologico e sinergio. Si avvale dell'uso di fertilizzanti naturali, macerati, microorganismi che aiutano il terreno. Ci troviamo a San Donato, sulle Serre Salentine, un terreno molto rosso, chiamato ferretto, molto simile ai terreni australiani. Questo terreno fa sì che conferisca dolcezza e stabilità a tutti gli ortaggi che noi coltiviamo, in particolare le nostre mitiche fragole. Tutto qui tu che mi circonda, oce che mi piace, che mi rende felice, e sta natura selvaggia che qua incede, che mi ispira un senso di pace. Questo è il logo dell'azienda agricola Lago Rosso e ora vi faccio vedere dove l'ho trovato. Ci stiamo entrando nel Pagliaro, in altre parti conosciuto come Forniedu, dove dell'azienda è la chiave di volta di questo Pagliaro. Qua c'è il mio cavò, è quello che diamo alle piante, un macerato di felce, uno di aglio, uno di acetosella, alloro, trifoglio, ortica. A seconda delle fasi fenologiche della pianta li usiamo in fertilizzazione per dare o maturazione o crescita alle piante. Principalmente coltiviamo ortaggi, pomodori, melanzane, cicorie atlantine, fragole. Qua ci troviamo in un orto sinergico in cui vivono in simbiosi praticamente piante di pomodoro, di insalata e di cipollotto che siamo prossimi alla raccolta. Mentre qua abbiamo la cosiddetta zucchina bianca. Per questa varietà noi siamo i custodi dei semi per conto di un progetto chiamato Biodiverso dell'Università di Lecce. In più siamo custodi dei semi sia del mugnolo salentino che del cucumaro di San Donato. È molto importante recuperare i semi delle varietà antiche perché dietro a un seme c'è un fatto di cultura, sia del territorio e sia proprio politico del popolo, da dove arriviamo e dove andremo a finire. La mia storia, diciamo, è iniziata principalmente nel mondo dell'agricoltura. Io sono nato agricoltore, nel contempo poi negli anni, come dire, la musica mi ha aiutato a diffondere una certa cultura, una certa politica. Sono uno dei fondatori del Substance System e abbiamo cercato di infondere delle emozioni con un recupero della cultura salentina in Italia e nel mondo. Diciamo, non è stato la musica a incontrare la campagna, ma la campagna a incontrare la musica. Negli ultimi anni è stata sviluppata una rete parallela di gruppi di acquisto solidali, tra virgolette gas, e i gasisti acquistano direttamente dal produttore, sempre nell'ambito di una rete etica e solidale di prossimità. Tutto questo, oltre ad avere un contatto diretto con il produttore e capire le sue esigenze, ha come duplice attività anche quello di informare. Informare sulla stagionalità dei prodotti. Nell'era del consumismo, in cui non esistono stagioni, i gas hanno la fondamentale importanza di far capire alla gente quello che deve mangiare a seconda delle stagioni. Facciamo il gas di mandria, il gas di zollino, il gas di gelatina e a volte riusciamo ad andare anche all'ECNOS, un altro gruppo di acquisto, oltre ad un gruppo di acquisto privato solidale di Lecce. Io la cosa che consiglio a tutti è di riscoprire il contadino che è al tuo fianco e, se possibile, adottarne uno. Non ve ne pentirete.